Leggi dei gas perfetti, tre grandezze fisiche fondamentali per descrivere i gas: pressione, volume, temperatura e il numero delle moli N che rappresenta la quantità di gas. Lavoreremo sempre con le moli fissate, quindi le grandezze fisiche variabili sono 3, pressione, volume, temperatura. Per studiare le leggi dei gas si fissa ogni volta una delle tre e si fanno variare le altre due, quindi vengono fuori 3 leggi dei gas. Se fissiamo la pressione, abbiamo la prima legge dei gas, che si chiama Gay-Lussac numero 1, in cui si studia come il volume varia con la temperatura. Se fissiamo il volume del gas, abbiamo la seconda legge, o di Charles o Gay-Lussac 2, in cui si studia come varia la pressione del gas con la sua temperatura. Se fissiamo la temperatura, abbiamo la legge di Boyle-Mariot, la terza legge dei gas, in cui studiamo come varia la pressione del gas in funzione del suo volume. Le tre leggi si chiamano isobara, stessa pressione, isogora o isovolumica, stesso volume, isoterma, stessa temperatura. Qui sono riassunte le tre leggi dei gas. Prima legge dei gas, pressione costante. Apparato sperimentale, cilindro con pistone mobile, all'interno un gas, che deve essere un gas perfetto. Va benissimo l'aria, anche se l'aria è composta di molti gas diversi, tra cui 3/4 circa azoto, ma poi c'è anche ossigeno, anidride carbonica e così via. Tutti i gas sono perfetti purché siano lontani dalla condensazione. Perciò se sono abbastanza rarefatti, quindi poco densi e abbastanza caldi. Infatti a livello microscopico il calore, anzi la temperatura, rappresenta l'agitazione termica delle particelle del gas. Particelle vuol dire atomi o molecole. Quindi un gas caldo è un gas dove le particelle si muovono velocissimamente con grande agitazione termica e quindi difficilmente si legano a formare un liquido. Quindi il gas non condensa. La stessa cosa se il gas è rarefatto, vuol dire che le molecole o gli atomi, le particelle, sono abbastanza distanti tra loro e poco schiacciate le une contro le altre, quindi difficilmente si legheranno a formare il liquido. Al contrario, se vogliamo far condensare un gas, dobbiamo schiacciare a livello microscopico le particelle le une contro le altre, in modo da farle avvicinare e farle legare, e poi dobbiamo raffreddare il gas, cioè dobbiamo rallentare le particelle in modo che si leghino. Quindi gas densi e freddi vanno verso lo stato liquido, vanno verso la condensazione. L'aria a pressione atmosferica e temperatura ambiente è molto lontana dallo stato liquido e quindi è un gas perfetto. L'azoto che sta nell'aria in percentuale circa 3/4 condensa quando lo raffreddiamo almeno a circa meno 200 gradi centigradi, meno 196. A quel punto diventa azoto liquido, perché quella è la temperatura critica. Torniamo alla prima legge dei gas, con l'aria. Ci sono tre strumenti che ci permettono di misurare pressione, volume e temperatura. La pressione interna del gas si misura attraverso questo manometro. Il volume si può misurare attraverso l'altezza del pistone, come se per esempio qui a fianco ci fosse una scala graduata in millilitri. La temperatura si misura attraverso un termometro che pesca nel gas. Nella prima legge dei gas la pressione è costante e vale quanto la somma di tre termini: la pressione dell'atmosfera che preme sul pistone, la pressione esercitata dal peso del pistone stesso e la pressione esercitata dai pesetti che eventualmente uno mette sopra il pistone, come scritto qua. La somma di questi tre termini in realtà è la pressione che dall'esterno agisce sul gas, ma è uguale alla pressione che il gas esercita contro il pistone da sotto. Infatti immaginiamo sempre situazioni di equilibrio tra il gas e l'ambiente esterno, nel senso che il pistone si trova sempre in equilibrio poiché è spinto da sotto con una pressione, con una forza identica a quella che lo spinge da sopra. Quindi, per misurare la pressione del gas è sufficiente misurare la pressione che agisce sul gas, grazie a questo equilibrio meccanico. Poniamo una fiamma sotto all'apparecchio in modo da fornire calore al gas. Il gas aumenta di temperatura e passa da TA a TB. Questa è una trasformazione, però siccome la pressione esterna non è cambiata, nessuno di questi tre termini cambia, allora non cambia nemmeno la pressione interna del gas. Quindi questa trasformazione dallo stato A allo stato B è una trasformazione detta isobara, stessa pressione. Come si vede anche sul manometro, l'ago che indica la pressione è sempre nella stessa posizione. L'aumento di temperatura è la causa e l'effetto è l'aumento di volume. Il gas aumenta di volume da VA a VB.
a livello microscopico, le particelle del gas che ricevono calore aumentano la loro temperatura da TA a TB, quindi aumentano la loro agitazione termica e, muovendosi più rapidamente, colpiscono la parte inferiore del pistone con urti più violenti. Questo bombardamento continuo sulla parte inferiore del pistone solleva il pistone e perciò fa aumentare il volume del gas. La variabile indipendente è la temperatura, è la causa, e l'effetto è la variabile dipendente, cioè il volume. Riportando in un grafico sperimentale i dati raccolti in questo esperimento, abbiamo sull'asse orizzontale la causa, la variabile indipendente, la temperatura, sull'asse verticale la variabile dipendente, cioè l'effetto, cioè il volume. Guardiamo per ora solo questo grafico, dove è riportata la temperatura in gradi centigradi, TC, temperatura centigrada. Le crocette rappresentano i dati sperimentali. Si parte per esempio con la temperatura di 0 gradi centigradi e il volume del gas lo chiamiamo V0. Aumentiamo la temperatura fornendo calore. Il volume del gas aumenta lungo questa retta. Aumenta in modo lineare, significa che aumentando la temperatura, mentre il termometro sale e segna valori più alti, questo pistone inizia ad alzarsi, di pari passo con l'aumento di temperatura. Sperimentalmente la legge che si ottiene è questa: il volume del gas in funzione della temperatura centigrada è uguale al valore V0, che è il volume a 0 gradi centigradi, più un aumento di volume a partire da V0, che è proporzionale alla temperatura centigrada. Questa è l'equazione di una retta, V0 è la sua intercetta, è il valore del volume a 0 gradi centigradi, T centigrada è la variabile indipendente e V0 alfa è il coefficiente angolare. Sperimentalmente si vede che nel coefficiente angolare c'è un coefficiente che si chiama alfa, che vale l'inverso di 273 gradi centigradi. Guardiamo questo grafico, soltanto questa linea. Immaginiamo due temperature TA e TB. Questi sono i due stati del gas A e B. Il gas è aumentato di temperatura da TA a TB, questo è l'aumento, questa freccia delta TAB. Di conseguenza, all'aumento di temperatura c'è stato un aumento di volume, delta VAB, che è quest'altra freccetta qua. V0 alfa è il coefficiente angolare di questa retta. E si potrebbe calcolare come rapporto tra questi due cateti, delta VAB diviso delta TAB. Ora immaginiamo di raffreddare il gas anche al di sotto di 0 gradi centigradi. Questo è possibilissimo perché il gas, l'aria, rimane un gas perfetto. Quindi troviamo punti sperimentali su questa retta, finché a un certo punto, quando ci avviciniamo ai meno 200 gradi centigradi, l'aria smette di essere un gas perfetto. Comincia a mostrare deviazioni dal comportamento perfetto e finché si arriva a un certo punto che smette proprio di essere un gas, perché condensa, diventa liquido. A quel punto l'esperimento non può proseguire. Diciamo che l'esperimento è significativo più o meno fino a questa zona qui, quando l'aria è ancora un gas perfetto. Il senso del punto interrogativo è che noi non possiamo prendere punti sperimentali in questa regione perché non abbiamo più il gas perfetto, addirittura non abbiamo più neanche il gas, abbiamo un liquido. Tuttavia, se noi estrapoliamo matematicamente l'andamento della retta sperimentale trovata fino a qui, cioè se noi immaginiamo dove andrebbe a finire questa retta sperimentale se il gas continuasse ad essere perfetto, troveremo questo valore. Troveremmo il valore meno 273 gradi centigradi. A questa ipotetica temperatura, il volume del gas, piano piano diminuiva, si ridurrebbe a zero. Vuol dire che dobbiamo vedere questo disegno da destra verso sinistra. Facciamo diminuire la temperatura. Invece di dare calore raffreddiamo il sistema, il pistone scende finché arriva a un certo punto che il pistone si adagia sul fondo del cilindro. A quel punto il gas non ha più volume e questo avviene idealmente quando la temperatura è scesa fino a meno 273 gradi centigradi. Più in basso di quella temperatura il volume non può scendere, altrimenti diventerebbe un volume negativo. Quindi si capisce come anche a livello ideale quella temperatura non sia ulteriormente abbassabile. Cioè non abbia senso immaginare temperature minori di meno 273 gradi centigradi, che infatti si chiama lo zero assoluto. Avendo scoperto che esiste una temperatura limite, lo 0 Kelvin,
Definiamo una nuova scala di temperature, appunto la scala Kelvin, che non ha lo zero dove è la scala centigrada, ma ha lo zero 273 gradi spostato più a sinistra. Quindi sullo stesso asse riportiamo la temperatura centigrada nella parte superiore dell'asse e la temperatura in Kelvin nella parte inferiore. Lo 0 centigrado corrisponde a 273 Kelvin e lo 0 Kelvin a meno 273 gradi centigradi. Le due scale sono uguali dal punto di vista delle tacchette, come si vede qua, cioè hanno gli stessi gradi, ma la scala Kelvin è traslata a sinistra di 273 gradi rispetto a quella centigrada. Consideriamo una temperatura qualunque, per esempio questa. La temperatura centigrada parte dallo 0 centigrado fino al valore che abbiamo scelto, quindi questa è la temperatura centigrada. Invece la temperatura espressa in Kelvin parte da qua e arriva fino al valore scelto. Quindi abbiamo che la temperatura Kelvin è 273 gradi in più rispetto a quella centigrada. Quindi questa è l'equivalenza che lega una temperatura espressa in Kelvin con la stessa temperatura espressa in gradi centigradi. La temperatura in Kelvin è uguale a quella centigrada più 273 Kelvin, che è questo pezzo qua. Operare il passaggio dai gradi centigradi ai Kelvin equivale a spostare questo asse dei volumi da qui a qua. Infatti la nuova origine degli assi non è più qui nello 0 centigrado, ma adesso diventa lo 0 Kelvin. E questa retta, che rappresenta l'aumento del volume del gas con la temperatura quando la pressione è costante, assume una espressione matematica più semplice di questa, perché adesso è una retta che parte dall'origine degli assi, invece prima, con i vecchi assi, non partiva dall'origine, ma partiva con intercetta V0. La nuova espressione matematica è molto più semplice perché è una diretta proporzionalità in quanto è una retta che parte dall'origine. Quindi il volume del gas è proporzionale alla temperatura, ma non la temperatura centigrada, la temperatura Kelvin, cioè la temperatura cosiddetta assoluta. Qui vediamo che operando la sostituzione temperatura centigrada, temperatura Kelvin, abbiamo che il volume diventa proporzionale alla temperatura Kelvin, che io esprimo con la T maiuscola. La cosa si può anche dimostrare matematicamente, basta sostituire nella formula precedente alla temperatura centigrada il valore T in Kelvin meno 273 Kelvin, oppure meno 273 gradi centigradi, perché questo intervallo di temperature è ampio sia 273 Kelvin che 273 gradi centigradi, perché ricordiamo che i gradi hanno la stessa ampiezza nelle due scale. Quindi andiamo a sostituire al posto della temperatura centigrada T meno 273 Kelvin o gradi centigradi è uguale. Svolgiamo questa moltiplicazione alfa T meno alfa 273 gradi centigradi. Ma siccome sperimentalmente alfa aveva questo valore, quando lo moltiplichiamo per 273 gradi centigradi si semplifica e qui al posto di questo termine rimane 1, perché è il prodotto di un numero con il suo reciproco. Questo meno 1 si semplifica con l'1 e quindi sopravvive solo il termine alfa T. Perciò l'equazione di questa retta espressa nel nuovo sistema di coordinati utilizzando la temperatura Kelvin è data da V uguale V0 alfa T. V uguale V0 alfa T, dove si vede che c'è diretta proporzionalità tra la causa e l'effetto, cioè il volume e la temperatura Kelvin, diretta proporzionalità perché la retta parte dall'origine degli assi. E si vede che il coefficiente angolare V0 alfa è rimasto lo stesso di prima, perché infatti la retta ha sempre la stessa inclinazione e la stessa pendenza di prima, soltanto abbiamo cambiato la posizione dell'asse dei volumi. Consideriamo di nuovo la temperatura A e la temperatura B, con il gas che aumenta di temperatura, trasformazione però isobara, perché ricordiamo che la pressione non cambiava. Aumenta il volume, si porta da VA a VB, ma siccome la retta passa per l'origine, la similitudine di questi due triangoli rettangoli si può esprimere come VA diviso TA uguale VB diviso TB, quindi il rapporto tra i due cateti è uguale per i due triangoli. Questo vuol dire, in altre parole, un modo diverso di scrivere che il volume è proporzionale alla temperatura Kelvin. Il volume aumenta proporzionalmente alla temperatura, significa che questo rapporto tra volume e temperatura
per il gas nello stato A è uguale al rapporto volume-temperatura per il gas nello stato B. Quindi corrisponde a questa uguaglianza. E che più in generale si può scrivere V su T uguale costante, vuol dire che qualunque stato prendo del gas, A, B, P, qualsiasi altro, per esempio uno stato qua, cambia naturalmente la temperatura e la pressione rispetto agli altri stati, ma il rapporto V su T è sempre uguale. V su T è uguale per tutti gli stati del gas. Come ultima considerazione, vediamo che cosa succede quando noi eseguiamo di nuovo l'esperimento, ma immettendo una maggiore quantità di gas dentro il cilindro. Cioè aumentiamo il numero delle moli. Abbiamo detto prima che il numero di moli non lo cambiamo mai. Quindi può sembrare che sto negando quello che ho detto prima. Invece no, perché non cambiare il numero di moli si intende nel corso dello stesso esperimento. Cioè una volta che io inizio a fare un esperimento, le moli non le tocco più. Ma nessuno mi vieta di fare un nuovo esperimento con un numero di moli maggiore. In questo caso il secondo esperimento darebbe quest'altra retta, dove infatti ho scritto più gas e meno gas. Nel caso della retta più inclinata ho usato un numero di moli N2 maggiore del numero di moli dell'esperimento precedente N1. Il motivo per cui la retta viene più in alto, o meglio viene più inclinata, parte sempre però dallo 0 Kelvin. Il motivo è che, per esempio, prendiamo 0 gradi centigradi, ma potevamo prendere anche un'altra temperatura, e se le moli di gas sono poche, a quella temperatura il pistone rimane sollevato fino al valore V0. Se invece alla stessa temperatura nel cilindro ci fosse più quantità di gas, il maggior numero di particelle contenute provocherebbe più urti contro il pistone, quindi un maggiore bombardamento. E quindi il pistone risulterebbe galleggiare su queste particelle più in alto. Quindi il volume a 0 gradi centigradi non sarebbe questo, ma quest'altro. A livello microscopico, il bombardamento delle particelle che tiene su a galleggiare il pistone alla temperatura, fissata di 0 gradi centigradi, il bombardamento ha sempre la stessa intensità, nel senso che le particelle hanno la stessa agitazione termica, avendo la stessa temperatura di 0 gradi centigradi, sia che qua dentro ci sia poco gas, sia che ce ne sia molto. Quindi le singole particelle hanno la stessa agitazione termica. Urtano con la stessa violenza il pistone, ma siccome nel secondo caso le particelle sono in numero più numeroso, allora fanno urti più numerosi. Quindi fanno urti della stessa violenza come se le particelle fossero di meno, ma fanno molti più urti. Perciò il pistone viene tenuto a galleggiare più alto. E questo spiega perché la retta è più inclinata.